l'uccello. Proseguiamo da Vienna in Austria, passiamo in Germania con Beethoven. Vi facciamo ascoltare la quarta delle cinque sonate per pianoforte e violoncello. Beethoven è l'iniziatore di questo, diciamo, di questa forma. Prima di lui nessuno aveva mai scritto per, diciamo, sonate per violoncello e pianoforte. E siamo l'opera è opera 102 numero 1 in do maggiore, quindi stiamo già parlando dell'ultimo Beethoven. Prima di questa sonata ci sono state composte 8 delle sue 9 sinfonie, quindi un Beethoven molto maturo, anche meditativo. È interessante in questa sonata e anche penso anche per esempio alle ultime sonate per pianoforte, l'introduzione del principio polifonico barocco all'interno dello stile classico. La sonata è in 4 movimenti, ma ne percepirete 2, in quanto primo e secondo sono collegati, e anche terzo e quarto eseguiti senza soluzione di continuità. Dalla Germania scendiamo in Italia e facciamo un salto anche temporale, perché siamo già nella seconda parte dell'Ottocento con Giuseppe Martucci. Martucci è uno dei pochi compositori italiani che nel corso dell'Ottocento scrive per scrive musica strumentale cameristica, perché in Italia nell'Ottocento veniva assolutamente privilegiata la musica, l'opera lirica. Questi brani, parlo delle due romanze, opera 72, sono state scritte a seguito di una tournée che Martucci, che era anche un gran pianista, fece in tutta Europa insieme al celebre violoncellista italiano Alfredo Piatti. Le romanze sono estremamente melodiche e un buon ascolto.